Il regolamento autonomia prevede che tutte le scuole redigano un piano dell'offerta formativa e lo presentino ai genitori all'atto dell'iscrizione. Il piano dell'offerta formativa è un documento in cui le scuole raccontano cosa fanno, perché lo fanno, come lo fanno. La seconda cosa che diciamo di noi è appunto che siamo un istituto comprensivo. In un centro siamo uno dei pochi istituti comprensivi. Crediamo tantissimo in questa forma che dovrebbe essere generalizzata. A Torino si fa un po' fatica a costruire istituti comprensivi, il Comune ci sta provando perché è provato da tutte le ricerche che nelle scuole dei comprensivi i bambini imparano di più e imparano meglio. Noi riteniamo che questo sia vero per tante ragioni. Una di queste ragioni è perché i due pezzi di scuola, sarebbero tre se avessimo l'infanzia, ma nel nostro scuola non ce l'hanno, i due pezzi della scuola che ci compongono, cioè la scuola primaria, la scuola elementare, come si chiamava, e la scuola media, la scuola secondaria di primo grado, hanno delle loro specificità. E le due specificità, proprio per contagio, le due caratteristiche, una scuola più vocata alla relazione, all'accoglienza, una scuola invece più disciplinarista, più fondata sui saperi, questi due modi di essere, queste due identità, proprio per contagio, nello stare insieme, si migliorano l'una con l'altra. E quindi la scuola che si forma, l'autonomia del comprensivo, è un'autonomia che funziona meglio se ci sono tutta una serie di caratteristiche che da noi ci sono, cioè i progetti comuni, le commissioni di lavoro comuni, i momenti di incontro, la formazione, e si costruisce uno sguardo lungo che ha come protagonista il bambino, che sta da noi 8 anni, dalla prima elementare, cioè idealmente 8 anni, se poi non decidete di cambiarne, che siete obbligati a poi venire da noi alle medie, però la maggior parte dei ragazzini, dei bambini che si scrive in prima elementare alla Tomaseo, poi prosegue il suo percorso dentro la nostra scuola. Nel nostro piano dell'offerta formativa ha trovato un manifesto professionale che noi tutti gli anni, primo collegio docenti, leggiamo agli insegnanti. In questo manifesto professionale ci sono queste parole chiave. Una parola chiave è appunto che l'alunno è al centro del processo di insegnamento-apprendimento. Cosa significa? Significa che quando uno fa una proposta, cioè in classe, deve prima di tutto pensare di fare attenzione a ciascun bambino, a com'è quel bambino, a come impara, al suo portato emotivo, allo stile cognitivo che ha, e questo si fa attraverso un modo di essere molto vicino, un'attenzione alla relazione, che è quello che un po' ci caratterizza. L'altra cosa che diciamo è che le esperienze che noi proponiamo sono esperienze significative. Cosa significa che sono significative? Sono esperienze che devono lasciare il segno. Si impara quando si impara, soprattutto attraverso le esperienze, non perché abbiamo ascoltato, non perché abbiamo letto, magari anche perché abbiamo ascoltato, non perché abbiamo letto, ma la significatività di quello che impariamo dipende proprio da quanto l'abbiamo provato. L'esperienza non è ciò che fai, ma quello non è quello che ti succede, ma quello che fai. E queste esperienze devono essere appunto di tipo culturale, cioè devono ovviamente avere per oggetto i saperi, ma di tipo sociale, ed è la ragione per cui noi lavoriamo tantissimo sul gruppo classe. Nel filmato avrete visto molti momenti in cui i bambini, soprattutto nei primi anni, lavorano a progetti di teatro, a progetti di arte, a lavori in movimento sul corpo, proprio perché questi aspetti è anche un modo per lavorare con il gruppo classe. I nostri bambini, i nostri ragazzi sempre di più hanno difficoltà a relazionarsi l'uno con l'altro, sono spesso molto soli, passano molto tempo con gli adulti in situazioni molto protette, e quindi la relazione con gli altri è sempre molto difficile, ma è chiaro che l'esperienza invece del gruppo e sociale è fondamentale nella vita, no? Saper lavorare con gli altri, saper relazionarsi bene con gli altri, no? Mantenere il proprio punto di vista ma accettare quello degli altri. Il bambino deve avere voglia di essere curioso, deve avere voglia di provare, deve essere disponibile a fare fatica. Non c'è niente che si impara così magicamente. Costruiamo infatti attitudine all'apprendimento, dicevamo, è qualcosa che si impara
e rimane. E abbiamo messo dei ragazzini che vanno in bicicletta, perché è come andare in bicicletta, quando impari poi non si impari più. Quindi è importantissimo che questo si impari fin dai primi anni e si orienti nei propri saperi. Ciascuno possa cogliere appieno, dicevamo nelle nostre slide, tutte le offerte, anche qua bisogna imparare a avvicinarsi al sapere facendosi domande, osservando. Ecco, questi sono percorsi in cui l'insegnante li aiuta, no? Li accompagna a cogliere le offerte e le attività proposte. Così dice, attraverso l'intero curriculum scolastico. Il curriculum è un termine tecnico che vuol dire percorso scolastico, che si articola sempre di più attraverso diversi ambiti del sapere, che poi definiremo discipline. Ciascun ambito del sapere, appunto l'italiano, la matematica, poi stanno le scienze, l'antropologica, è un, come dire, un modo diverso, un occhiale diverso che forniamo ai bambini. Quindi l'esperienza è unitaria, ma ci sono diversi modi di guardarla. Quanto è importante che ciascun bambino impari a conoscersi, no? E ad essere se stesso, cioè a sviluppare un senso di autoefficacia. Io dico sempre che i bambini stanno bene quando si sentono intelligenti, quando pensano di poterlo fare. Ovviamente questo lo aiutiamo a farlo noi, no? Costruendo, proponendo facendo le proposte didattiche che sono adatte a loro, che non siano troppo difficili né troppo facili, non li annoino, ma che riescano a fare, altrimenti subentra una frustrazione e appunto non si sentono intelligenti. Però nello stesso tempo devono sapere che ciascuno può essere più bravo a fare una cosa o più bravo a fare un'altra, ma ha questi punti forti su cui può puntare, e degli altri invece che sono le sue carenze che deve imparare a gestire. Ecco. Allora, deve essere consapevole e sviluppare le proprie potenzialità, ma deve sapere che le sue potenzialità, il suo essere è al servizio di tutto il gruppo. Il nostro obiettivo, ovviamente ultimo, come scuola dello Stato, è quello di promuovere la crescita, lo sviluppo, una cittadinanza democratica, e quindi imparare ad essere titolare di diritti, cioè conoscere il fatto che io ho dei diritti, vado rispettato, che vanno rispettati, però io devo imparare anche a rispettare, no, i diritti degli altri, quindi devo avere anche dei doveri, ripeto, ed è la ragione per cui come dire, ci teniamo molto ad alcune regole, no? Abbiamo un percorso con degli obiettivi graduati che vanno dalla prima elementare alla terza media. Adesso appunto abbiamo un piano di miglioramento, anche un lavoro forte sulla valutazione di queste delle competenze promosse. Abbiamo questa metodologia accogliente, che appunto che vuol dire ti accolgo, sto vicino, ti segnalo l'errore quando lo sbagli, ma in modo corretto, nel senso che in modo che tu non ti senta in difetto, ma che lo usi come un'occasione di riflettere su cosa hai fatto per andare avanti e superarlo, per esempio, no? Delle metodologie attive, cioè facciamo tanti progetti, tante uscite, diversifichiamo moltissimo, proprio perché questa parola, no? Motivazione, che ha dentro appunto come emozione l'idea di movimento, bisogna smuovere qualcosa da dentro, ed è vero che imparare deve diventare bello, visto che è in qualche modo anche un po' faticoso. E poi la valutazione, che per noi è sempre un'occasione per migliorarsi, sia rispetto al modo di insegnare, ma anche per il bambino che ha voglia non di prendere il voto più bello per far congetta la mamma, ma per essere più contento lui, no? Per sapere di avercela fatta. Le interclassi, che si chiamano interclassi, il gruppo di classi parallele, cioè tutte le prime elementari, tutte le seconde elementari, si trovano periodicamente insieme almeno una volta al mese e programmano le attività, per cui in linea di massima, magari con metodi diversi, sempre all'interno della stessa filosofia, ma fanno
più o meno le stesse cose, sia alla Tomaseo, alla sede Tomaseo, che sia alla sede Francesco d'Assisi dell'istituto, le classi, le insegnanti lavorano in modo molto stretto. Questa interclasse è un'interclasse che è cementata da anni di lavoro comune, sono almeno tre, alcune sono tre cicli o quattro che lavorano insieme, per cui si conoscono anche molto bene. Io dico che una scuola inclusiva come la nostra, una scuola attenta, noi abbiamo un'utenza molto varia, abbiamo bambini di tutti i generi, ma posto che appunto la filosofia della scuola dice che ciascuno è diverso, no? E quindi in realtà questa parola inclusione è pervasiva in tutte le attività. Noi ci teniamo molto a tenere delle ore di contemporaneità, finora sono riuscita ad utilizzare l'orario in modo tale che in tutte le classi ci siano almeno 4 ore in cui ci sono due insegnanti che lavorano insieme. Questo ci permette di lavorare a gruppi, di fare delle attività più operative. Volevo solo aggiungere e far capire perché nella nostra scuola si fanno progetti di attività di laboratorio dove la creatività ha un, come si dice, viene tenuta, no? in considerazione. Perché? In grande considerazione. La creatività ha a che fare con il mondo interno, cioè con il mondo fatto che abbiamo tutti noi, ma i bambini, cioè nei bambini è molto prepotente, fatto di pensieri, di immagini, di emozioni, di sentimenti. Allora, nella scuola è necessario, è un luogo di apprendimento, ma visto che il mondo interno determina per l'80% le scelte che noi facciamo quotidianamente, è necessario dare spazio a questo mondo. E allora fare teatro, fare arte, fare musica, fare danza permettono al bambino di esprimere il proprio mondo interno attraverso un linguaggio che non è verbale molto spesso, che è simbolico. Quindi noi insegnanti siamo portati anche a tenuti a leggere quello che loro ci raccontano attraverso ciò che dipingono, ciò che danzano, ciò che esprimono. E io vi ho portato il pensiero libero dei nostri ragazzi. E allora io vi leggo come loro cercano di spiegare la loro felicità, la loro fatica, la loro paura. E, per esempio, sono felice come un coniglio che mangia l'erba. E sono affamata come un leone appena sveglio. Attenzione, perché un leone appena sveglio non è come un leone alle 5 del pomeriggio. E quindi c'è tutto un pensiero dietro questa espressione. Sono curiosa come una scimmia che ha trovato le banane, qui beh, non si capisce bene, ma una scimmia che trova le banane deve essere molto curiosa. Sono preoccupata come un gatto in mezzo alla strada piena di automobili. Meglio un triangolo oggi che un pentagono domani. Dice il saggio: chi nasce cerchio non può morire quadrato. Chi dorme non trova perimetri. Non c'è decimale senza virgola. Tra metri e centimetri ci sono sempre i decimetri. L'unione fa l'addizione. Chi va col cerchio impara a circolare. Compiti fino a sera, bel voto si spera. Tre che abbaia non morde, qui 10 ci cova. Insomma, è meraviglioso. Parlare le due insegnanti di laboratorio teatrale. Tra le varie iniziative abbiamo anche dei percorsi di educazione alimentare e al movimento che sono in collaborazione con l'ASL oppure anche con il Comune. Iniziative e percorsi sulla affettività per conoscere le emozioni, per conoscere i cambiamenti che avvengono nella preadolescenza, in collaborazione anche qui con l'ASL o con la psicologa scolastica. Abbiamo attivato uno sportello d'ascolto con la psicologa a cui si possono rivolgere gli insegnanti e i genitori. Ci sono anche dei momenti di incontro per i genitori con la psicologa per
migliorare le competenze di genitorialità. Organizziamo soggiorni e poi, come diceva la preside, c'è questa festa bellissima finale che coinvolge tutta la comunità scolastica, coinvolge i genitori, il territorio. È un momento di incontro molto bello, molto piacevole, che viene organizzato tutti gli anni nel mese di maggio. Piace moltissimo, perché i bambini si sentono poi partecipi di prima persona di un sacco di attività. Un altro momento emozionante lo vivrete poi pian piano da settembre in poi, quando vi renderete conto che il riuscire poi a leggere sarà veramente un momento magico che vivranno i vostri bambini insieme a noi, a voi, che aiuteremo in questa conquista. E succederà all'improvviso, come quando iniziano a camminare, senza avere fretta, ecco. Su questo sicuramente dovremo poi rassicurare che non c'è un obiettivo entro Natale, ma l'obiettivo è poi comunque giugno, quindi con i loro tempi saranno diversi, senza appunto scatenare ansia rispetto a quello che loro riusciranno a fare, ma sicuramente riusciranno. Nell'ottica della lettura, sicuramente la scuola, Tommaseo De Assisi, mettono al centro appunto la promozione alla lettura, per cui ci sono iniziative diverse, tra cui la settimana della lettura, in cui noi della Commissione di Biblioteca abbiamo attivato e dedicato del tempo a ciascuna interclasse, donando un brano di un libro adatto all'età. Però è stato un momento proprio di scambio, al di là che noi leggessimo, che è una cosa che a voce alta ai bambini piace tantissimo. C'è proprio stato un momento anche di magico, di rilassamento, di ascolto, di silenzio. Sicuramente è una cosa che mettiamo al centro. Oltre al fatto che ogni classe abbia una sua biblioteca, c'è un patrimonio comune per entrambi i plessi, che è una biblioteca della scuola, per la quale poi si attiva un prestito. E grazie anche all'aiuto di mamme volontarie che gestiscono questo momento, papà anche, apertissimo a tutti, e per cui insomma anche il prossimo anno chiederemo anche forze nuove per far sì che insomma tutto questo possa realizzarsi e continuare. Abbiamo un progetto extra scuola molto ricco, questo serve per tutti, anche per i genitori. Voi sapete che non è detto che i bambini escano alle 4:30, ma dopo le 4:30 potete iscriverli a una delle tante attività extrascolastiche che ci sono a scuola, che sono delle attività a pagamento fatte con delle associazioni esterne, ma che lavorano con noi da anni e che noi conosciamo. E quindi in tutte le classi si fa almeno un percorso per un quadrimestre con un esperto, che è sempre lo stesso, che segue un progetto che in parte è finanziato dall'ufficio scolastico, segue un percorso anche lì costruito insieme al CONI, dal Ministero, con degli obiettivi proprio adatti alle diverse fasce di età. Questo percorso che facciamo da anni dà dei risultati molto significativi. Nella scuola media abbiamo quel gruppo sportivo che partecipa ai giochi studenteschi e ci piazziamo sempre molto bene, pur non essendo una scuola media grande. Abbiamo 6 sezioni, ma siamo arrivate ai nazionali 2 volte, quindi insomma, tanto per dirvi come poi alla fine questo percorso in qualche modo è importante. Ed è un progetto che ha come obiettivo l'incontro e la condivisione riguardo l'apprendimento delle ICT, delle tecnologie. L'idea è quella appunto di sperimentare e implementare l'uso delle ICT in un'ottica di didattica inclusiva, in modo che i bambini possano sperimentare tutto il successo formativo, anche i bambini con eventuali difficoltà. Gli insegnanti si ritrovano 3 volte l'anno in un paese a turno, in un paese diverso, e programmano insieme delle attività appunto trasversali, interdisciplinari per i ragazzi.
che poi vengono rivalutate e discusse negli appuntamenti successivi. È molto interessante, è arricchente per gli insegnanti e la nostra scuola ha anche potuto sperimentare l'ospitalità, nel senso che abbiamo accolto gli insegnanti degli altri paesi ad aprile e i ragazzi ci hanno aiutato a preparare appunto l'accoglienza. È stato un momento molto 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 bello. Sono stati qua 3 giorni. Sono stati sì, 4 giorni. Buonasera a tutti, sì, 2 parole soltanto perché questo tema delle tecnologie è ormai diventato pregnante all'interno della scuola perché ci dà la possibilità attraverso gli strumenti tecnologici di portare avanti la didattica tradizionale. Vedete che sulla slide c'è scritto, ci sono alcune parole, classi 2.0, cosa significa? Significa che ci sono delle classi che hanno non soltanto la LIM ma la dotazione per ciascun bambino di un device. Fino all'anno scorso la possibilità era per un numero ristretto di classi, da quest'anno, siccome noi partecipiamo a tutti i progetti possibili che ci danno la possibilità di ampliare la nostra strumentazione e anche la nostra formazione, abbiamo adesso la possibilità di portare attraverso dei carrelli che sono da poco in nostra dotazione grazie a uno dei PON, piani operativi nazionali, per cui tutte le classi possono essere classi 2.0, cioè ogni bambino può essere dotato di strumento personale. Cosa ci facciamo con le tecnologie? Le utilizziamo per imparare. Ancora coding e LIM in classe, anche su questo abbiamo una copertura LIM di quasi tutte le classi, sono veramente rimaste pochissime quelle che non ce l'hanno, ma anche su questo stiamo lavorando perché ci siamo dotati di un mega televisore che portiamo in giro nelle classi per riuscire a lavorare anche su questo piano. Cos'è il coding? È quello che si dice oggi il pensiero computazionale, entra nei nuovi programmi. La programmazione informatica, il linguaggio informatico si impara già dalle scuole elementari da ora in poi. Si fa matematica, si fa anche coding, perché voi sapete che la società è in continuo mutamento, ci viene sempre più richiesto poi dalle aziende che i bambini devono imparare già da piccoli a saper maneggiare, a saper costruire da sé, a saper programmare quello che può essere un oggetto, un qualcosa che può servire a tutti e metterlo al servizio degli altri. Il tinkering è una modalità che, se vogliamo, non è così nuova, nel senso che ce l'aveva già raccontata Maria Montessori, ma che ci dice che si impara facendo in libertà con il tinkering, perché non ci sono obiettivi. I bambini arrivano, si trovano dei materiali, si trovano degli strumenti e con questi strumenti, con questi materiali armeggiano, creano un qualcosa, risolvono dei problemi in quel momento, perché se devono creare è chiaro che si trovano davanti a delle situazioni che li pongono in situazione di problem solving, e poi vanno via, lasciano quei materiali, non se li portano dietro perché quelli saranno utilizzati da qualcun altro, da chi viene dopo, e così si possono fare appunto dei percorsi di apprendimento non soltanto con strumenti poveri ma anche inserendo piano piano dei nuovi pezzi che possono essere parti di meccanica, che possono essere addirittura parti e pezzi di robotica. Buonasera a tutti, sono Valentino, come appunto mi ha presentato la preside, mi occupo di valutazione da anni nell'istituto, di azioni di valutazione e autovalutazione che consentano di capire cosa abbiamo fatto, cosa facciamo e dove stiamo andando a livello proprio di esiti, di risultati. Gli esiti degli invasi, dei proni invasi, che non sto a spiegare cosa siano perché ormai è un progetto conosciuto, non è più progetto ma è entrato a sistema da anni in Italia, sono sempre confortanti ogni anno, per cui attestano la qualità, si può verificare l'efficacia dei nostri interventi, dei nostri percorsi curriculari. Quindi basta vedere gli istogrammi, come potete appunto notare a sinistra abbiamo gli istogrammi che riguardano le seconde primarie. Perché l'Invalsi somministra le prove alle seconde e non alle prime? Proprio perché si tratta, riguarda i risultati in ingresso, ma ovviamente tanti
tanto in ingresso non possono essere, quindi si aspetta un anno che dopo aver appreso bene, abbastanza bene, diciamo, le abilità di base di lettura, a quel punto ci sta che si faccia un'istantanea del livello di preparazione dei bambini in seconda. In quinta, proprio perché è necessario che si abbiano gli esiti in uscita. E poi, come sapete, c'è la prova nazionale che riguarda le terze medie. Essendo un istituto comprensivo, ci teniamo molto a capire se il nostro curriculum verticale funziona, se tutte le nostre attività funzionano. I dati, come si diceva, ci comportano in questo senso, perché, come notate, riguardo alle seconde della Tommaseo, se vediamo la comparazione con il Piemonte, il nord-ovest dell'Italia, sono degli ottimi dati. C'è quello altissimo della lettura, perché c'è una prima prova che dura pochissimi minuti, 2 minuti, in cui loro, i bambini, devono riuscire ad associare la parola all'immagine, e sono non solo veloci, perché proprio sono cronometrati, ma in più riescono ad ottenere, come vedete, un 96% in percentuale proprio di risposte corrette. Riguardo alle quinte, anche qui degli ottimi dati, quindi appunto si attesta la qualità e l'efficacia del nostro percorso, del nostro lavoro. Anche qui dati ottimi se comparati al resto, ripeto, Piemonte e nord-ovest Italia. Quindi diciamo che non abbiamo le ali, ma sappiamo pedalare, come spesso concludo in questi sensi. Quindi questo ci comporta nel dire che possiamo andare avanti in questo senso, perché riusciamo sempre ad attestarci su ottimi livelli. Grazie. Buonasera a tutti, io vi parlo proprio soltanto per la mia esperienza di genitore, e dovendo cominciare per la terza volta in un ciclo, dire che ne ho da dire. La scuola è veramente ottima ed è soprattutto apprezzabile per quello che riguarda la comunità che si viene a creare. Questo sicuramente è migliorato molto, è molto consolidato con la festa di maggio di fine anno, cui magari invito già anche quest'anno a venire a vedere in cosa consiste. E specialmente per i giorni precedenti, tutto questo discorso per cui i bambini fanno una specie di gara tra le classi per chi raccoglie più soldi, per chi fa il regalo più, diciamo, il regalino da vendere più bello, e quindi questo è molto, molto piacevole. Per quello che riguarda me, l'altra cosa di cui non si è parlato è diciamo, i padri, e c'è un torneo di calcio che ha lo stesso compito di quello, diciamo, della festa nel raccogliere soldi, che si sviluppa con una specie di torneo amichevole tra virgolette a novembre-dicembre, e poi il torneo vero e proprio nel mese di marzo. Anche questo ha lo scopo ovviamente soltanto di raccogliere soldi, che vengono poi donati ovviamente alla scuola per tutte le attività che purtroppo... Anche i bambini, cioè... Sì, è veramente molto bello, perché vengono i figli, fanno tifo, si cena tutti insieme, insomma è veramente una cosa molto piacevole. Nella zona del cimitero praticamente si gioca, nei campi del Barano, che è poco nord del cimitero. La scuola è veramente splendida, quindi non posso dire nulla. Mi sembra ieri ero qui come voi 5 anni fa per il primo ciclo di mio figlio maggiore, e adesso sono qui per la mia ultima, che comincerà a settembre con voi, con qualcuno di voi sicuramente. Allora, il tempo pieno funziona 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, l'ingresso tra le 8.25 e le 8.30 e l'uscita alle 16.30. È organizzato generalmente con 2 insegnanti, una che si occupa dell'area linguistico-espressiva e un insegnante che si occupa dell'area logico-matematico-scientifica. L'orario è alternato in modo da lavorare entrambi gli insegnanti un po' al mattino, un po' al pomeriggio. Naturalmente nelle prime classi si cercherà di tenere un ritmo adeguato ai bambini, per cui è vero che si entra alle 8.30, ma le attività cominciano con calma. Normalmente si lavora un'oretta, poi si fa l'intervallo, si fa la merenda, si va in bagno, cioè all'inizio i tempi sono molto molto a misura di bambino, e così pure il pomeriggio c'è un tempo mensa, ma poi c'è anche un tempo in cui ci si va a lavare i denti, si impara anche a fare queste cose, a occuparsi della propria igiene,
e poi ci si dedica all'attività del gioco, all'intervallo. Normalmente nel pomeriggio si tende a fare materie più leggere in modo da non affaticare troppo i bambini, questo in particolare nelle prime classi, ma si tratta comunque di un tempo scuola, non è da confondersi con il dopo scuola che veniva fatto un tempo dove si svolgevano i compiti. Noi al pomeriggio facciamo comunque attività. Naturalmente man mano che si cresce le richieste aumentano, al venerdì si assegna un piccolo compito in modo che i bambini imparino a lavorare autonomamente, a gestirsi il tempo, ad organizzarsi, e anche dalla terza in poi una lezione da studiare. E il modulo prevede un tempo scuola di 29 ore e mezza settimanali suddivise in quelle che vengono chiamate le cosiddette giornate corte, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13, e le giornate lunghe, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 16.30, come fosse un tempo pieno comprensivo di mensa. All'inizio, soprattutto in prima, questo alternarsi di giornate lunghe e corte può un attimo destabilizzare i bimbi, perché in effetti devono comunque imparare anche a capire, orientarsi, ma verranno aiutati anche in questo, avremo anche un calendario, poi ci sarà anche proprio visualizzare bene l'alternarsi delle attività che faremo con tempi molto distesi, e quindi anche per loro, forse anche le giornate corte, cioè fino all'una, all'inizio è un po' dura, quindi faremo una merenda consistente, e in modo tale che arrivino con forza fino al pranzo, e, però insomma anche quello, tempo, un mese, riusciranno comunque ad adattarsi. Ci sono due insegnanti, il modulo prevede due insegnanti, di cui una prevalente, cioè si occupa di tutte le materie tranne matematica e scienze, e poi appunto c'è l'insegnante che si occupa dell'area logico-matematica, così dalla prima alla quinta. Quindi vedranno di più un insegnante, perché ovviamente si dovrà occupare poi di tutte le altre materie. Ovviamente questo richiede anche un impegno a casa nei momenti in cui ci saranno le giornate corte, adeguato all'età, nel senso che in prima non è che richiederemo grandi compiti, più si va avanti, soprattutto dalla terza, con lo studio delle discipline, ovviamente ci saranno non solo i compiti dal venerdì al lunedì, ma anche possibile durante la settimana, ovviamente senza gravare troppo sul tempo, che bisogna anche dedicare poi a attività extra. La formazione didattica è identica, si lavora proprio molto insieme e gli obiettivi vengono raggiunti in ugual modo, appunto c'è questa parte richiesta a casa solo per consolidare ciò che viene spiegato poi durante la giornata a scuola. Allora, proprio per l'importanza che la nostra scuola dà alla centralità del bambino, alla formazione delle classi viene dedicata una particolare attenzione. Il percorso di continuità prevede diversi momenti di lavoro. L'accoglienza presso le nostre sedi, quindi da Assisi e Tommaseo, dei bambini dell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia di zona, e facciamo delle attività, i bambini vengono a trovarci e facciamo delle attività con i nostri ragazzi di quinta. Poi, più in là, quando abbiamo l'elenco di tutti i bambini che effettivamente frequenteranno le nostre sedi, c'è l'osservazione diretta di noi insegnanti presso le scuole dell'infanzia, dove c'è proprio il passaggio, lo scambio di informazioni tra gli insegnanti dei due ordini di scuola. E infine c'è la formazione delle classi, in cui il gruppo di lavoro formato dalle insegnanti riflette sui dati che abbiamo raccolto o sulle eventuali richieste. Naturalmente si cerca di formare delle classi omogenee,
equilibrate, seguendo dei criteri che il corpo insegnanti ha stabilito. Diamo una grande importanza alle informazioni che le insegnanti della scuola dell'infanzia ci danno, perché comunque loro li conoscono molto meglio, no? Di noi. E queste informazioni sono relative alle competenze, alle relazioni e magari eventualmente anche a delle problematicità. Naturalmente vengono tenute in considerazione anche alcune richieste fatte dalle famiglie, che possono essere, non so, chiedo che venga inserito mio figlio nella classe con qualche amichetto. Se possibile viene naturalmente accontentato il genitore, tranne se ci sono magari delle indicazioni contrarie, cioè che non è il caso, che magari gli insegnanti della scuola dell'infanzia ci hanno consigliato magari di non inserire nella stessa classe dei bambini, oppure può succedere che le famiglie stesse chiedano per favore di non inserire un bambino con un altro per dinamiche relazionali che magari si sono create, che potrebbero magari svantaggiare sia l'uno che l'altro. Per quanto riguarda invece le richieste della sezione o degli insegnanti, anche qui verrà valutata nel possibile, sarete accontentati, tranne se venire incontro alla richiesta potrebbe mettere a rischio, diciamo, l'omogeneità e l'equilibrio della classe stessa, perché comunque una classe è difficile formare le classi, noi passiamo molto tempo a formare le classi, poi queste classi naturalmente vengono supervisionate dalla preside, con cui c'è un ulteriore confronto, c'è quasi 2 settimane di lavoro sulla formazione delle classi. Questo è il nostro impegno, vi chiediamo fiducia, collaborazione per iniziare nel miglior modo quella che sarà, ci auguriamo, una bellissima avventura per voi, per i vostri bambini, che poi diventeranno nostri, perché poi sono anche nostri, perché noi passiamo un sacco di tempo con loro. Le iscrizioni sono già iniziate e finiranno il 6 febbraio sul sito online. Avete ritirato un semplice foglio cartaceo perché ci serve per fare la graduatoria. Perché è vero che scegliere è molto importante, fatelo con calma, nel momento in cui ci sceglierete vi chiediamo appunto di darci la fiducia necessaria, perché appunto un'alleanza è un compito importante, far crescere bene i nostri bambini, e bisogna farlo insieme nella massima della collaborazione, però noi spesso non riusciamo a prendere tutte le persone che ci scelgono, no? E quindi siamo costretti a fare una graduatoria che ha una serie di criteri. Normalmente non tutti i residenti scelgono di venire da noi, perché magari hanno 1000 ragioni altre per cui o gli piace di più il POF di un'altra scuola, o hanno i nonni da un'altra parte, o che so io, ci sono 1000 motivi per cui magari non ci scelgono. Allora lì si creano dei posti per coloro che non sono residenti. I non residenti vengono graduati secondo dei punteggi che sono questi, e che trovate i medesimi punteggi nel foglio che vi abbiamo dato, e vi chiediamo di autocertificarli. Tra l'altro queste slide le mettiamo poi tra stasera e domani sul sito, però se uno non ha un punteggio adeguato non riesce ad entrare alla Tomaseo, perché noi non possiamo fare classi in più perché le nostre strutture quelle sono, e altri spazi non ne abbiamo, siamo già, come dice il comune, già in sovraffollamento rispetto a quanto vorrebbe il comune. Il problema è che appunto nella nostra zona stanno sempre di più crescendo, nascendo bambini per fortuna, e per cui questa è un po' la situazione. Se per caso non riusciste a entrare, dovete aver inserito sul sito una seconda opzione ed eventualmente anche una terza opzione,
perché forse non riusciremo a fare l'elenco, pertanto perché i tempi sono stretti, perché se abbiamo già visto oggi ci sono delle domande che pervengono, non sono corrette, mancano dei dati. Allora, se mancano i dati per fare la graduatoria, io devo chiamare la famiglia, rimandare indietro l'iscrizione, come rigettarla indietro, loro la devono, viene cancellata e viene reinserita, quindi questo comporta dei tempi che, considerato che siamo al 18 di gennaio, fa sì che temiamo di non riuscire se non proprio a ridosso della scadenza. Comunque ci proveremo entro i primi di febbraio a dare un elenco per darvi un'indicazione, cioè potete capire se ce la farete entrare o no. Chiaro che se uno ha nessun punto, cioè non ha nessuno di questi criteri, verosimilmente sarà molto difficile che riusciremo ad accoglierlo nella nostra scuola, a meno che non abbia una condizione di priorità, cioè una situazione particolare di disagio, di difficoltà o della famiglia o del bambino, per cui entra nelle condizioni di priorità così come residente. No, se avete delle difficoltà, dovete proprio dire una cosa importantissima su vostro figlio che è importante che io sappia, potete eventualmente chiedere, io vi richiamo e fisso un appuntamento, perché tanto sono sempre a scuola, non è che ci sto solo in quegli orari. Quindi telefonando avrete contatto.